Claudio Segnana, capitano dell'Usugum di Borgo. Claudio, ci si aspettava una partita tirata, combattuta, uno scontro diretto, insomma, di quelli belli infuocati? In realtà è stato così solo nel primo set, secondo e terzo siete riusciti a tenere un po' in mano voi il gioco. Sì, la nostra fortuna è stata avere grinta e ci siamo impegnate a creare un gruppo fin dall'inizio dell'anno e questo ci ha aiutato, infatti nei momenti anche difficili ci impegniamo tutte insieme, alla fine riusciamo a prevaricare anche le squadre che potenzialmente sono molto più forti di noi, quindi non ci si aspettava insomma una vittoria così diciamo netta, però comunque siamo felicissime, esaltate, ora di festeggiare insomma. Sono tre punti importanti, adesso si va a caccia di altri tre punti importanti per la salvezza, sia nel turno infrasettimanale contro, nel derby tra l'altro, contro l'Alta Valsugana e poi sabato prossimo a Povo contro il Marzola. Diciamo che sono altre due partite molto importanti per la vostra classifica. Sì, speriamo di dare il meglio anche nelle prossime due partite, sarà difficile magari perché sono tutte molto vicine, quindi si sentirà la stanchezza fisica, però speriamo che la nostra energia non cali e quindi di riuscire a dare il meglio, insomma, non deludere i nostri spettatori e tifosi che ci seguono nonostante le infinite sconfitte che ci sono state prima ma non ci saranno dopo, insomma. Infatti oggi il palazzetto era comunque, c'era un bello pubblico quest'oggi, c'è sempre un bel clima qua a Borgo, riuscite sempre a fare con le vostre ragazze, c'erano anche tante giovani in campo oggi, di necessità virtù e fate molto bene, quest'anno comunque siete in piena corsa salvezza. Sì, speriamo di continuare, abbiamo avuto qualche infortunio, qualche mancanza durante il corso della prima parte del campionato, ma speriamo che adesso il gruppo che c'è ora si consolidi sempre di più e quindi di poter sperare non solo alla salvezza ma magari a una buona postazione insomma.